Buongiorno, siamo qui a Fiera Cavalli con Clemente Russo, due volte vice campione olimpico di pugilato, ma a Fiera Cavalli perché ha una malattia, un'altra malattia, l'abbiamo scoperto stamattina guardando il suo profilo WhatsApp. La frase sotto dice: i cavalli, la mia malattia. Ecco, come ti sei ammalato, Clemente? I cavalli sono la mia malattia fin dalla nascita, perché alla fine io vengo da una terra che è soprannominata terra di lavoro, quindi quando io ero piccolino non esistevano trattori o altri mezzi per arare la terra e usavano i cavalli, quindi in ogni famiglia c'erano questi cavalli e io ci andavo a giocare. Poi pian pianino ho iniziato a capire il mondo e mi sono avvicinato al mondo del cavallo e ho iniziato a comprarne un primo, ho iniziato a montare presso delle scuderie, poi ho iniziato a comprare un primo, un secondo e oggi credo di averne 5, 6, ho perso il conto. Quindi sei passato dalla box con la E ai box senza E. Ti piace la vita di scuderia? In particolar modo io ho fatto sempre una vita di box e box, perché in qualsiasi parte del mondo mi trovavo, che sia in America, in Cina o stesso in Italia, andavo a trovare sempre i maneggi nei dintorni dei centri di preparazione dove mi allenavo e cercavo, anche se non andare a cavallo perché comunque ero stanco di allenamento e non potevo stancarmi ulteriormente, anche se stavo in un mondo equino io stavo bene e mi rilassavo. Ecco, il mondo dei cavalli ha tanti aspetti diversi, tante attività, tante pratiche sportive. A te cosa piace in particolare? Piace passeggiare? Piace la monta western? Quali sono gli aspetti dell'equitazione che ti interessano di più? Allora, il mondo del cavallo a me piace, ecco, anche quello che stiamo respirando qui. Diciamo, l'odore del cavallo. Già l'odore del cavallo a me mi dà una sensazione di libertà, di rilassatezza, ma soprattutto di motivazione. Mi carica, mi rigenera. Poi è normale, dalla vita semplice di scuderia, passando alle classicissime passeggiate in posti belli, per poi arrivare, visto che sono un agonista dentro, quando arrivi sempre al massimo, sempre alla scuderia arriva al massimo, alla passeggiata arriva al massimo, poi che cosa c'è? Devi fare la gara e quindi, siccome sono un agonista, vai a cercare sempre il massimo dell'espressione in tutto quello che fai. Ecco, sappiamo che sei amico di un tuo conterraneo, Gennaro Lendi, che è un grande campione di reining. Ti piace il reining? Cioè, tra le varie attività, tra le varie discipline agonistiche dell'equitazione, qual è quella che pratichi, che ti piace praticare? Allora, ho praticato tantissime discipline western, come il barrel, come il timpanning, però ultimamente mi sono appassionato al reining, grazie a Gennaro, grazie a tanti altri amici, e ho anche dei cavalli da reining. So fare reining e un parolone, però mi diverto, ma siccome non ho mai tempo di allenarmi, perché il reining, come tutte le discipline equestri, sono delle discipline vere e proprie, quindi hanno bisogno di un rispettoso allenamento, io non ho tempo di allenarmi ancora, quindi non ho fatto nessuna gara, ma non vedo l'ora di scendere in arena. Qui a Fiera Cavalli vediamo spesso anche i cavalli utilizzati come strumento di cura, diciamo, di noi appassionati in generale, ma anche di persone, di ragazzi che hanno bisogno. In questo un po' è come la box, no? Cioè uno sport che aiuta anche a integrare gli esclusi, diciamo così. Ecco, c'è anche questo aspetto nella tua passione per i cavalli. Noi abbiamo raccontato di cavalli usati proprio qui a Verona, nel carcere, nella casa circondariale di Montorio, per riabilitare i detenuti, per reinserirli nel mondo del lavoro. Ti sembra che ci sia un filo conduttore tra box ed equitazione in questo? Allora, io tutto quello che faccio nella vita, ecco Gennaro, lo vediamo in sovrimpressione, tutto quello che faccio nella vita lo faccio sempre perché innanzitutto mi piace e poi c'è sempre un filo conduttore tra di loro. Non è che scendo dal ring e vado a fare l'ingegnere, quindi scendo dal ring casomai e vado davanti alla telecamera in un palcoscenico, quindi sono sempre dei palcoscenici. Come posso andare in arena ed è sempre un palcoscenico. Quindi sicuramente sono concatenati, come sono concatenati sia per il sociale, come dicevo tu poc'anzi, ed sono concatenati soprattutto come ippoterapia e come cura anche il pugilato. Quindi sono tutti concatenati, ogni mondo che ti rapisce e ti prende, ecco come a me ha preso la mia malattia, è inevitabile che tu resti, diciamo, legato
a quello stesso mondo e ti allontani da tutte le cose che possono essere tra virgolette brutte. Ecco, un'ultima domanda è su Fiera Cavalli, il luogo che ci ospita, dove non, diciamo, gli appassionati lo considerano un appuntamento fondamentale annuale. Per te che cosa rappresenta Fiera Cavalli a Verona? Io Fiera Cavalli l'ho vissuta sempre da visitatore e oggi per la prima volta lo sto vivendo, diciamo, da testimonial, che sicuramente è molto importante ed è molto bello, però mi piace stare, diciamo, in questo mondo dall'altro lato, quindi ecco, vedere tutta la fiera e non spezzettata. Ciò che significa che è un mondo bellissimo, non ti vuoi perdere nulla, e quando sei qua dentro entri col sole, esci con il buio e non te ne accorgi nemmeno. Allora, tornando alla battuta iniziale, c'è un mio amico che dice: se è una malattia non voglio essere curato. Vale anche per te? Assolutamente sì, soprattutto se si tratta di malattie equina. Molto bene, grazie Clemente Russo e buona fiera. Grazie a voi.